Nuovi ingressi in provincia di Teramo nella Lega. Ieri pomeriggio all'hotel Abruzzi il Carroccio ha annunciato le nuove adesioni alla presenza del vice segretario nazionale Andrea Crippa, del segretario regionale Luigi Deramo, del commissario provinciale Gianfranco Giuliante e del capogruppo regionale Pietro Quaresimale. Entrano a far parte della squadra salviniana Luca Saputelli ed Elisa Marchiselli, consiglieri comunali a Cermignano, Maria Pia Di Furia e Micaela Savini, assessore e consigliere comunale a Notaresco, Massimo Ranalli, Guerino D'Agostino e Manfredo Cori, consiglieri comunali a Cellino Attanasio, Domenico Di Monte, assessore a Corropoli e Luca Di Girolamo, assessore a Campli. In più è stato ufficializzato il nome del candidato a sindaco per il centrodestra ad Isola del Gran Sasso. Si tratta dell'imprenditore Massimo Di Giancamillo. Tra le novità annunciate, la nascita dei dipartimenti regionali tematici che serviranno a rendere il partito più radicato sul territorio. Prima nomina in questo senso quella di Pietro Quaresimale, che si occuperà di ricostruzione post-sisma con una particolare attenzione chiaramente alla realtà teramana e a quella aquilana. Nel corso della conferenza stampa non è mancata occasione per parlare delle prossime elezioni amministrative. Ad Avezzano abbiamo presentato con il nostro segretario federale Matteo Salvini il candidato sindaco che era e sarà il candidato sindaco della Lega, Tiziano Genovesi. Speriamo che su Tiziano Genovesi si coaguli tutto il centrodestra, altrimenti il candidato della Lega continuerà ad essere Tiziano Genovesi. A livello regionale, grazie al buon governo della Lega e degli alleati, abbiamo gestito la fase emergenziale in questi mesi. Mi sembra che sia una regione che stia andando avanti, i cittadini apprezzano l'operato di Marsilio, della giunta, del consiglio regionale, quindi non mi sembra che ci sia niente da cambiare, da rivedere. Su Chieti c'è un candidato sindaco e ci aspettiamo che anche l'assessore di Chieti appoggi il candidato sindaco.